dolce de carmide de fior. Il tuo genio ci conduce per sentieri di splendor. Il tuo raggio asciuga il pianto stelle. Incontriamo il professor Francesco Gui, docente della Sapienza ed è partecipante ed è membro del Movimento Federalista Europeo. E gli chiediamo un commento sulla visita recente che c'è stata di Renzi a Ventotene, nel quale ha avuto la possibilità, diciamo, di rievocare i vecchi, diciamo, e purtroppo inattuati sentimenti europeisti di Spinelli, Colorni, Rossi. Ecco, com'è stata quella, secondo lei, quell'iniziativa? È stata effettivamente utile per cercare di dare un impulso verso l'Unione Europea, verso gli Stati Uniti d'Europa? Ma sicuramente. Sicuramente l'idea è stata buona di parlare di Ventotene, perché bene o male ci sono state delle personalità molto preveggenti, tenete conto, gente che aveva sofferto. Spinelli aveva fatto 10 anni di prigione prima di andare al confino, e durante la prigione e il confino aveva capito che rispetto all'obiettivo della rivoluzione di fatto inquadrata in un contesto sovietico, era meglio puntare all'idea di uno Stato federale europeo e potenzialmente, insomma, anche aperto a tutto il mondo. Quindi dare atto a queste persone del loro contributo. Sapete che Colorni è morto poco dopo a Roma, poco prima della liberazione di Roma. Ecco. Diciamo che, allora, intanto però non esiste solo Ventotene nella tradizione del federalismo. Il federalismo è una cultura più ampia, pensiamo a Kant tedesco, pensiamo a tutta la tradizione anglosassone, che è molto importante e che dovremmo far conoscere a tutti. Io per esempio dico sempre una cosa: nei libri di scuola non si legge che nel 1867 Garibaldi venne chiamato a presiedere il congresso di Ginevra degli Stati Uniti d'Europa. Tutta questa tradizione, anche risorgimentale, viene cancellata, per cui si riduce l'importanza e la consistenza di questo pensiero. Ecco. Poi lo stesso Renzi, magari qualche imprecisione ce l'aveva. Che cosa vuol dire questo? Ecco, che a scuola non si insegnano queste cose. Io sto nella facoltà di lettere, al Dipartimento di Storia non c'è un corso di storia dell'Unione Europea. Cosa vuol dire? Che i professori che vanno nelle scuole anche a commentare una cosa del giorno per giorno e non riescono a distinguere magari fra Consiglio Europeo e Consiglio Europeo. Ecco, allora tutte queste cose, cioè, ci mostrano la buona volontà, però ci vuole anche più impegno e anche più competenza specifica. Grazie. Wir betreten Feuertrunken himmlische Einheit.